Agli ultimi interventi, il prossimo è di Luca Silvestrini. Luca è nato a Jesi, si è laureato al DAMS di Bologna e nel 1995 ha completato i suoi studi all'Aban di Londra, città nella quale tuttora vive e dove inizia a comporre coreografie nel 1997. Fonda la Protein Dance Company, con la quale gira il mondo. Nei suoi lavori di teatro-danza, Luca attinge alla quotidianità, mettendo insieme coreografia, testo e umorismo, rivelando aspetti sociali del tutto singolari e spesso sovversivi. È molto apprezzato per la sua capacità di lavorare su grandi eventi intergenerazionali e partecipativi. Prego, Luca. Grazie, grazie Gloria. Sono un po', è da un po' che ascolto, per cui si fa fatica a ripartire. E poi sono stati interventi molto pieni di spunti, di riflessioni. Infatti mi piacerebbe toccare alcuni dei punti che sono venuti fuori. E vi ringrazio tutti, tra l'altro conosco pochissime persone in questo incontro, ma è un piacere conoscere appunto tante persone marchigiane che nel mondo che non conoscevo prima. Comunque, sì, grazie Antonio, grazie Gloria per questo invito, ho accettato molto volentieri perché trovo che questi incontri, per quanto difficile sia la comunicazione attraverso Zoom, difficili, però sono importanti per farci sentire un po' parte di una comunità in questo momento. Io ho scritto delle cose, anche se ormai si è detto molto, però spero di non ripetere troppo e spero di non perdere la spontaneità nella lettura. Ammetto di aver avuto pensieri diversi, a volte contrastanti, e attraversato tante fasi in questi ultimi 3 mesi, dall'accettazione dell'emergenza sanitaria allo smarrimento dovuto al blocco totale, dalla presa di consapevolezza di quanto si andava perdendo, all'ansia di cercare di riprogrammare, posticipare tutto all'autunno, dal senso di colpa che provavo ogni volta che mi sentivo a mio agio in lockdown, visto il dolore e le sofferenze del momento, dall'abbandono dei piani a breve periodo perché inutili, alla realizzazione che era finalmente arrivato quel periodo di pausa, di riflessione, slow down che tanto desideravo, dall'incertezza verso tutto quello che succedeva online, le lezioni da casa, tutti quelli che piroettavano e facevano i tour all'air dalle loro cucine, all'apertura verso lo streaming dei nostri lavori e ad una nuova stagione digitale che abbiamo da poco iniziato. E potrei continuare a lungo. In generale sono passato da una fase di pausa e allontanamento ad una fase reattiva, quella attuale, in cui mi entusiasmo a gestire una situazione difficile e piena di problematiche, ma con un atteggiamento possibilista. Sostituendo la parola difficoltà con opportunità, la parola perdita con arricchimento e la parola certezza con apertura. Ci ho messo del tempo, ma ci sono arrivato e dopo tutto non sto facendo altro che fare il mio lavoro di coreografo, direttore artistico, che si concentra sull'ascoltare, sul reagire, sull'appassionarsi verso ciò che non si conosce e che cerca di dare un volto e una voce all'inesplorato. Tra le domande che ci hai posto, Antonio, vorrei soffermarmi e riflettere sul ruolo di noi artisti in questa fase, che tu giustamente chiami di transizione, e delle opportunità di rinnovamento dell'intendere e dell'agire di cui parli. Sono d'accordo, e guai a noi se non riuscissimo a cogliere le occasioni di cambiamento che potrebbero arrivare da tutto questo. Noi artisti della danza abbiamo un ruolo molto speciale, siamo dei creatori, dei comunicatori di significati importanti, abbiamo gli strumenti per raggiungere le persone fisicamente, mentalmente, emotivamente. Io direi che siamo influenti, magari non decisivi, ma è certo che quello che facciamo è fondamentale, soprattutto in momenti come questi. Ed è per questo che credo sia importante continuare, darsi da fare. E
ed è necessario magari rivedere le nostre pratiche. E so che riusciremo a trovare dei percorsi creativi interessanti anche in queste condizioni. Nell'immediato i risultati non saranno sempre soddisfacenti. Questo è un qualcosa con cui mi sto cercando di fare i conti. Ma stiamo imparando e sperimentando, e dopo tutto questa è anche un'occasione di crescita. Ci siamo un po' tutti adattati al digitale, al lavoro online, abbiamo scoperto, imparato e abbiamo incontrato modalità che spero riusciremo a trasferire o implementare nelle nostre pratiche creative in futuro. Noi della Protein abbiamo da poco iniziato un progetto a distanza che si chiama The Sun Inside, dove abbiamo chiesto al pubblico, ai nostri followers, ai nostri amici di contribuire con delle piccole clip, e adesso stiamo montando un film sull'importanza della luce del sole in questo periodo di lockdown, e spero che venga fuori una bella cosa. Questo progetto, che è nato dal desiderio di connettermi con e di connetterci con e di continuare a creare, ha avuto un riscontro che non mi aspettavo, e questo mi dà l'idea, appunto, il senso di quanta voglia ci sia di sentirsi parte di una comunità, di lavorare insieme, di creare insieme, anche se a distanza. Quindi bene tutto quello che è successo nel digitale con l'online, ma credo che adesso sia arrivato il momento di pensare a come ritornare a stare insieme, fisicamente intendo. Qui a Londra noi siamo, qui in Inghilterra siamo un po' in Gran Bretagna, un po' più indietro rispetto a voi, per cui ancora non siamo arrivati a quella che è propriamente come voi la fase 2, per cui. Però credo che sia arrivato adesso il momento di pensare a come ritornare a stare insieme, perché ci manca, perché è importante e serve a tutti. È arrivato il momento di utilizzare, secondo me, creativamente il distanziamento e le misure di protezione che ci sono richieste. Quindi di passare da quello che è un limite oggettivo per noi che abbiamo bisogno di contatto ad un'occasione creativa. Mi domando come questo inciderà sul nostro metterci in relazione ed interagire con i nostri performer, con i collaboratori, i partecipanti, con il nostro pubblico. Ma sono curioso e fiducioso. L'altro giorno ho visto la foto di una collega inglese che ha iniziato un periodo di prove in un parco all'aperto dove si può utilizzare a distanza e tra l'altro anche c'è il valore aggiunto della bellezza di stare fuori. Credo che in questa fase dove dovremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane e mesi, trovare il modo di tornare a creare, di stare insieme, ci sarà richiesto un ascolto diverso, un ascolto più empatico, profondo, più sensibile. Ci sarà richiesta un'attenzione più scrupolosa ai dettagli, alle modalità di relazione e di accesso. Ci sarà richiesta una rinnovata e più sentita sensibilità rispetto al disagio, alla disabilità in senso ampio del termine, alle diversità e alla solitudine. Anche perché viviamo in una fase dove tutto questo si è acutizzato. Tutti questi valori e queste attitudini che sono propri, sono nostri, che fanno parte di quello che facciamo da sempre, ma che mai come in questo momento ci responsabilizzano ancora di più. Non so se sono riuscita a farmi capire, ma sento una forte responsabilità in questo momento, quando si parla di ruolo, di cosa facciamo. E so che devo conciliare, trovare il giusto equilibrio tra il mio bisogno di riflessione artistica che è venuto e che ho colto a braccia aperte e il mio dovere di agire e mettermi a disposizione degli altri attraverso il mio lavoro di coreografo. Questo è tutto quello che avevo preparato e voglio finire con una piccola lettura, una piccola citazione. Stamattina, pensando a questo incontro, ho ripreso in mano un testo che credo conoscano tutti, di Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, e soprattutto cioè la parte del teatro alla peste, e che mi sembra molto attuale. E c'è una breve citazione che vorrei leggervi, perché mi sembra molto pertinente. Lui dice:
Nel teatro, come nella peste, c'è una sorta di strano sole, una luce di anormale intensità, dove sembra che il difficile e persino l'impossibile divengano d'un tratto il nostro elemento normale. Grazie a tutti e ascolto volentieri i prossimi esposizioni. Grazie mille, Luca.